Ciao ragazzi e ragazze, oggi una ricettina molto buona, semplice, io faccio sempre ricette semplici ma buonissime che fanno bene con zucchine zenzero, eh? Adesso vi faccio vedere, anche perché quelle so fare, non chiedetemi ricette elaborate, non so. No, però sono sane, semplici, veloci. Vediamo gli ingredienti. Della pasta, io in questo caso ho preso le caserecce delle Eurospin, che sono buonissime e costano 79 centesimi. Zucchine, uno scalogno, pezzettino di zenzero, dell'olio, del sale e mi sono dimenticata una grattata di parmigiano. Prima di tutto sbucciamo lo scalogno e lo tagliamo a pezzettini piccoli piccoli. Così, e poi faccio i pezzettini piccoli. Poi laviamo e tagliamo le zucchine. Allora, io in questo caso voglio provare la mandolina un po' ricciatutto. Aspetta, voglio fare tipo dei riccioli un po' particolare. Proviamo. Praticamente una cosa così, guardate che bello, ma chi non ce l'ha può fare le fettine normali, eh? Infatti ho fatto un po' di fettine normali e un po' così, eh? Giusto per fare un po' di scenografia alla MasterChef, eh? Un po' di pomodorino, un po' d'aglietto, prezzemolo tritato finamente. Adesso andiamo ai fornelli, seguite. Allora, l'acqua bolle, mettiamo il sale. Buttiamo le nostre caserecce, guardate che belle. Diamo una girata e le facciamo andare 11 minuti. Allora, mettiamo un filo d'olio nella padella, mettiamo il nostro scalogno a pezzettini e lo facciamo rosolare. Rovesciamo le nostre zucchine e le facciamo rosolare. Un pochino di sale. Abbassiamo il fuoco, mettiamo il coperchio. E le facciamo andare ancora un 5 minuti, eh? Il 5 minuti che rimane da cuocere le caserecce. Allora, la pasta è pronta, la scoliamo. Adesso versiamo la pasta dentro e la mescoliamo. Ragazzi, la faccio saltare, eh? Non so che paura. Che profumo di zucchina. Ragazzi, guarda la peppa! No. Poi la mantechiamo un pochino col parmigiano. Ancora così. Ragazzi, vediamo l'impiattamento da grande chef. Facciamo un piattino di assaggio. E per finire una grattatina di zenzero. No, ragazzi, ma questo è un piatto veramente di chef stellati, eh? Ragazzi, buonissimo! Si sente un po' il fresco dello zafferano. Zenzero, che zafferano. Camera mi corregge. Ma dai. Si sente un po' fresco dello zenzero e le zucchine sono buonissime così. Non fatele cuocere troppo, che devono essere appena appena saltate con lo scalogno parmigiano. Ragazzi, provate a farla perché è buonissima.
e leggera, meravigliosa creatura. E come sempre vi ricordo, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io ve le metto nella story. Un bacione a tutti, alla prossima ricetta del 2019, leggere e veloci. Ciao!